Inizio di weekend, ragazzi. Ci troviamo di nuovo qua all'angoletto rossonero. Sono tornato un po' stazione match. Allora, innanzitutto, buon venerdì, buon fine settimana a tutti quanti. Questa sera riparte la Serie A. Archiviate le coppe, sia Champions che le partite di Europa League, con risultati abbastanza, tranne che la Lazio e poi l'Inter Champions League, comunque dolci amari, dai, c'è stata anche qualche nota positiva. E questa sera riparte la Serie A e riparte nel migliore dei modi, subito col botto, subito bella, 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 proprio spedita, spedita, spedita. Il derby della Mole tra Torino e Juve. Ovviamente sapete già io perché tifo, ve lo dico, perché simpatizzo per questa partita, non ve l'abbiate a male. Però lo tengo per me, dovete indovinarlo voi. Dovete indovinarlo voi. Ditemelo nei commenti, poi lasciando anche like, campanella attiva e supportare il canale. Ditemi secondo voi per chi tifo io, per chi fa per questo derby. Vediamo se indovinate. Però arriviamo a noi, a quello che ci riguarda. Domani sera alle ore 20:45 saremo in quel di Salerno contro la Salernitana. Prima di tutto, poi vi dirò le formazioni. Prima di tutto è una partita che è possibilissima. Di certo non è una squadra, una formazione che ci può impensierire. Ma il discorso è come entriamo noi in campo con questa partita, perché la Salernitana, a parte avrà sempre l'assenza di Gomber e Verdi in forte dubbio. Però comunque è una squadra che ha cambiato anche allenatore. Caschiamo proprio nel momento clou che la squadra deve dimostrare qualcosa, anche l'allenatore che deve fare il risultato. Ha cambiato tanto, ha cambiato con molti innesti e anche avendo la vista l'ultima partita, non è sembrata tutta questa squadra che abbia deposto le armi, che si sia arresa. Anzi, vuole finire perlomeno in bellezza la Serie A a testa alta. Dal canto nostro noi dobbiamo entrare in campo, formazione non mi importa niente, ora ve la dico, ma non me ne frega un cazzo perché chi gioca gioca, anche le seconde linee siamo sicuramente superiori alla Salernitana. Fatto sta che noi dipende tutto da come si prende con questa. Dobbiamo ricordarci che dobbiamo dare seguito, una continuità al risultato del derby, come sto dicendo ormai da 2 settimane, alla partita con la Lazio. E la partita con la Samp. Dobbiamo dare continuità ancora e poi fino all'Udinese. Però per farlo devi entrare con. Prima di tutto, spero, ma penso che abbia preparato bene la partita, Vincent Pioli. Seconda cosa, guardiamo se là davanti diventiamo un pochino più. Concludiamo un po' meno meglio e chiudiamo la pratica un po' prima. Invece di tenerla sempre. Un risultato e tenerlo sempre sul chi va là, ok? Così, perché sapete, ormai il calcio a volte è strano e ci sta che te prendi, subisci una rete quando meno te l'aspetti, ti rovini una partita o rischi di rovinare una stagione. Comunque, il nostro Milan entrerà in campo come importa, come mai sapete tutti, il nostro Magic Mine, ma Magnan, Mine. Magic Maignan in porta tra i pali con Calabria terzino destro, Tomori Romagnoli coppia centrale e Hernandez che torna sulla sinistra terzino in mezzo al campo per ora. Vabbè, Tonali obbligo di schierarlo. Sembra che sia favorito su Bennacer, ma vediamo cosa deciderà Pioli da qui a domani con le ultime rifiniture. Saelemaekers dovrebbe prendere il posto di Messias in questa partita. E poi avremo Diaz che sta crescendo, è tornato a crescere con le prestazioni. Speriamo che diventi ancora più incisivo perché io stravedo per quel giocatore soltanto che a volte sparisce, prende un po' di discontinuità, un po' altalenante, anche perché il fisico magari lo limita un po'. Ok, poi davanti avremo, vabbè, Leao spostato sulla sinistra, come sempre, a dare i suoi strappi alla partita per cercare di risolverla. E davanti la punta, perché visto l'assenza di Ibra che salterà anche la gara di Salerno domani,
e avremo Giroud, il nostro Olivier, Sparvier, Giroud, oui, monsieur, le Jason Fele, s'il vous plaît, le Gollet est servi, monsieur et madame. Ok, comunque, tutto sta come entriamo in campo. La partita che dove abbiamo la possibilità, no, facciamo il risultato perché lo dobbiamo fare, continuiamo in questa striscia positiva, ok? L'unica cosa è quella, spero abbiano preparato bene, che entrino con la testa giusta, non sottovalutino un avversario come la Salernitana perché ci può costare caro, ok? Caro. Poi io sono le partite che poi se va male sono quelle che poi mi incazzo proprio di più. Che poi comincio. Vabbè, comunque, un saluto a tutti all'angoletto rosso-nero. Mi raccomando, like e campanella attiva per sostenere il canale. Non ho altro da dire. I contratti non me ne frega un cazzo. Di che sì che ha rifiutato anche altri l'ingaggio a 6 milioni e mezzo. Non me ne frega un cazzo. Vuole andare via ormai. Vabbè, tiriamolo fino a giugno e poi tanti saluti, arrivederci. Quelli che i movimenti che stanno entrando col terzino dell'Ajax che stanno valutando Botman e Sanchez devono trovare ancora. Ora non me ne frega un cazzo. Ora non me ne frega una beata minchia. Io penso a domani sera. Il mercato non me ne frega niente perché ora abbiamo questi, i giocatori sono questi e dobbiamo riuscire a fare il meglio possibile in campionato con questi. Ok? No, tutti il mercato, questo, la ricerca, alla ricerca di che? Alla ricerca del titolo dobbiamo andare. Dobbiamo andare alla ricerca del titolo, punto, basta, chiuso, finito. Non pensiamo ora a altre cose, ok? Like, campanella attiva, ci vediamo domani sera, post partita a caldo. Domani silenzio, stampa totale. Ne riparlerò finita la partita, ok? Ciao.